Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui per continuare la nostra avventura nella carriera allenatore con il Bari. Oggi giochiamo contro l'Empoli, formazione che non vi devo presentare io. Facciamo qualche piccolo cambio: al posto di Brienza, un po' stanchino, ci mettiamo in Prota, e al posto di Piu vorrei far giocare Teglio. Quindi ragazzi, siamo pronti, anzi sostituiamo anche Gyomber e ci mettiamo un bel Tonucci. Io direi che ci siamo. Quindi leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. Ragazzi, prima di cominciare vi voglio ricordare che, vedete pure dalla grafica, i miei episodi della carriera allenatore saranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 14.30. Voi direte, ma porta più episodi. Ragazzi, purtroppo, avendo l'università, cioè non è purtroppo, è così e basta, non riesco a fare di meglio. Accontentatevi comunque dei 3 episodi settimanali che non ve li faccio mancare, quindi spero che mi capiate. Poi ragazzi, siccome mi sto trasferendo, la maglia del Bari non la sto utilizzando perché qua fa un freddo boia, ragazzi, però calcolate che nei prossimi episodi sicuramente ci sarà. E qui la maglietta, state tranquilli. Miglior difesa per il nostro team, ragazzi, ci siamo, si comincia, forza Bari. Attenzione all'Empoli che può far partire un cross pericoloso. Vediamo se li chiudiamo. Bravo Bani, dai Bani. C'è ancora Pasqual. Occhio al cross di Lollo. Ma interviene Bani, solo che non riesce a recuperarla. Occhio alla palla in mezzo. Libera fuori la nostra difesa. Oddio, vai, vai Teglio. Fai partire Cassani. Bravo Cassani che frena. Vede il pallone in profondità, mettigliela subito. Floro Flores. Vede Martigno, non ci credo, ma come ha fatto a tirare così male? Vai che la palla è ancora buona, vai che la palla è ancora buona. Dai, dai ragazzi, in Prota, mettila dentro, perfetta. Bascia, si appoggia per Marrone col sinistro, palla rimpallata, ancora Marrone. Vede il passaggio dentro, Floro Flores, prove del c'è. Vai, vai così, bella la palla per Bascia. Teglio si appoggia su Floro Flores, che può scatenare il destro. Madonna, che parata, che parata. Vai in Prota, mettigliela dentro. Non ci arriva Floro Flores. Probabilmente fischierà adesso, sì. Finisce il primo tempo, ragazzi. Abbiamo giocato bene, devo dire. Fa molto possesso l'Empoli, questo è chiaro. Però noi in contropiede stiamo pungendo. E occhio, perché potremmo anche fare il colpaccio. Occhio, occhio qua, c'è Ninkovic. Può crossare Micelize. Calcio d'angolo. Attenzione adesso a questo calcio d'angolo, perché non si sa mai che ci puniscono. Bella, bella così. Vai Floro Flores, maledizione. No, occhio, occhio, occhio. Chiudiamo in qualche modo. No, 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 no. Palo incredibile. Bravo Bani, ripartiamo, ripartiamo. Marrone deve allargare il gioco, lo fa bene. Martigno può far correre Teglio. Teglio vede Floro Flores. Dai Floro Flores. Facciamo un cambio ragazzi. Allora, toglierei Teglio e metterei Greco. Floro Flores, entra Nenè, lo proviamo. E poi entra Galano, che avanza. Pallone verso Pasqual. Pasqual un gran terzino. Occhio, bello il recupero di Marrone. Ripartiamo, ripartiamo. Vai così, vai così, che l'hai visto in profondità ad Antonio. Floro Flores. Floro Flores rientra con un po' di fortuna. Floro Flores la mette dietro, non può sbagliare Teglio. 1-0 in casa dell'Empoli. Grandissimo Teglio, anche se adesso lo sostituisco perché ho già fatto il cambio. Ma vabbè, non importa, siamo in vantaggio. Importantissimo il lavoro di Floro Flores, che con un po' di fortuna il rimpallo qui la mette dentro. E poi Teglio davanti al portiere non può sbagliare. 1-0 per noi. Vai di testa, perfetto. Vai Galano, bella questa palla di ritorno. Chiudiamo il triangolo, ok. C'è Greco, Greco vede Galano, Galano, Galano col mancino. Galano 2-0 in casa dell'Empoli e gara direi chiusa all'85esimo. Galano che andrà via, ragazzi, vi ricordo, penso a gennaio sicuramente. E siamo 2-0 contro l'Empoli. Chi se l'aspettava? Il pubblico è grandioso, i nostri tifosi, vedete, sono venuti a tifare per noi. Bello il passaggio qui di Greco col mancino e il tiro ad incrociare, sempre di mancino, sempre di sinistro, di Galano. Siamo 2-0, che Bari. Finisce il match ragazzi, vinciamo 2-0 in casa dell'Empoli. Che vittoria incredibile.
Sinceramente mi aspettavo più un pareggio, ma abbiamo giocato veramente bene, abbiamo sofferto il primo tempo con il loro possesso, ma poi ce la siamo portati a casa. Allora ragazzi, nei commenti, più di qualcuno di voi, nel frattempo faccio gli allenamenti mentre parlo, mi ha detto che siccome io veramente facendo 4 partite episodio termino la voce, però 4 comunque le volete ad episodio, mi hanno detto molti, più di qualcuno nei commenti, giocane 3 e simulane una. Ok, può andar bene, l'unica cosa è che in casa possiamo simulare, ma fuori casa non vorrei mai simulare, perché lì almeno l'anno scorso mi faceva sempre perdere un sacco di punti, quindi non è il caso. Noi dobbiamo salire in Serie A e non possiamo assolutamente permetterci tutto ciò. Vuole giocare Teio, ti ho appena fatto giocare, vabbè. Allora questa è in casa, quindi ce la possiamo simulare. Vediamo però il calendario cosa ci dice, che la prossima è contro il Carpi, poi abbiamo il Chiavari. Ok, va bene. Poi altre 4 partite e arriviamo al mercato di gennaio. Non abbiamo tanti soldi, però magari vendendo qualcosa possiamo creare. Quindi questa che in casa ce la possiamo simulare. Ragazzi, mettiamo ancora Teio al posto di Piu. Dai, rientrano abbastanza i titolari. Sì, direi però di far giocare Busellato. Facciamo qualche cambio interessante, anche perché simulandola conviene gestire un po' la rosa. Facciamo giocare Delia, che è un ottimo terzino secondo me. Sì, direi basta, tutto sommato. Magari, no, ma sì, teniamo la coppia Bani-Gionber, che sta giocando benissimo, non prendiamo gol. Ok, quindi questa qui ce la possiamo simulare col Perugia. Perugia storicamente è una squadra che dà fastidio. Arriva però il vantaggio di Kozak, che rientra anche lui, visto che giocavamo con Floro Flores. 1-0 al sesto minuto. Speriamo di mantenere, ma sappiamo che la Serie B è difficilissima. Ammonito Teio, che voleva giocare. Dai ragazzi. Brienza, raddoppio di Brienza, anche lui riposato. Vediamo, teniamo questo risultato. Cerchiamo di non subire gol. Dai Bari. Perfetto, 3-0 addirittura a Brienz, madonna, l'anno prossimo che lo perdiamo, mannaggia, per ritiro. Fantastico. Ragazzi, comunque la Cremonese è sempre a un punto dopo 15 partite da noi, quindi non molla niente. Guidi sale a 57, grandioso, dai che mancano 3 punti di overall se non sbaglio e facciamo pure l'obiettivo. Quindi è tutta una gara molto molto tesa. Offerta per la Nera Nazionale non mi interessa, colloco i giocatori. Vuole giocare un po' di più con lui, infatti la prossima volevo farlo giocare. Ci ringraziano qui, perfetto. Quindi stiamo andando bene ragazzi, proseguiamo così. Ok ragazzi, affrontiamo il Carpi fuori casa, sfida tostissima. Mi servono i titolarissimi perché il Carpi sicuramente darà fastidio. Però voglio far giocare Petriccione, facciamo girare un po' i vari giocatori. Posto di Teio gioca Piu, che è da un po' che magari non gioca e mi sembra il caso comunque di puntarci, visto che è un giocatore a cui ci tengo molto. In difesa farei giocare Masi. Sì, variamo un po'. A sinistra voglio provare ancora Delia. Sulla destra gioca Henderson. E facciamo giocare Berardi, che è un po' che non gioca, non vorrei che si lamenta. Direi che ci siamo, la squadra è ottima. Leggenda 4 minuti sereno. Si va nel match. Il Carpi ragazzi è reduce dall'esperienza in Serie A, quindi è una squadra che ha una mentalità comunque da grande squadra, essendo in Serie B. Campionato di Serie B, come sapete, è difficilissimo. Noi siamo pronti a dar battaglia su questo campo, ci siamo. Vai Brienza, allarga, madonna che pallone che ha messo Martigno, la deve mettere dentro, ci arriva Kozak, che occasione qui. Vai Henderson, mettila dentro, bravissimo Brienza, vai che hai visto Martigno, madonna ma che piedino c'ha Brienza, Martigno il palo, incredibile. No Kozak, tienila, bravo, allarga il gioco. Ok, va bene, Delia si appoggia, Petriccione, ancora qui Marrone, la prova a mettere dentro, Kozak col destro, non mi aspettavo entrasse, madonna il nostro bomber Kozak, che cosa si è inventato Kozak, mamma mia, un tiro a giro da fuori clamoroso ragazzi, e siamo in vantaggio. Diciamo che siamo riusciti a sbloccarla con una prodezza di un giocatore che farebbe bene secondo me in un certo senso anche in Serie A. 6 gol in campionato per Kozak, grandissimo Bari, bravissimo Brienza, madonna ma che classica questo giocatore Kozak. Bella la palla per Martigno, può correre Martigno entra in area e sinistro sul primo palo, Martigno 2-0 per noi. Cambio di posizione ragazzi, ho messo Martigno COC
e ho messo Piu sulla sinistra. Mossa tattica giusta, vedete, non vi sto prendendo in giro, guardate, stesso dal menu, ho messo Martigno centrale e Piu a sinistra. Che coppia di COC barra S che ho creato, Martigno Piu, che si possono scambiare benissimo. Quando non trovi spazi devi cambiare un pochettino, però per il momento sono abbastanza stanchi, metterei Floro Flores qui sulla fascia perché può fare anche quel ruolo, e Greco al posto di Martigno che è veramente stanco. Kozak e Brienza li lascio. Prova il colpo a sorpresa col cross, la palla resta lì, dai dai, subito appoggiamo, perfetto. Attenzione a Kozak, la parata di Colombi. Attenzione qui, la palla è buona, bella l'imbucata, chiudiamo, va bene così. Probabilmente finirà presto la partita, 2 minuti di recupero, vai Masi, ok, calcio, sì, calcio d'angolo, rimessa laterale che batte adesso il Carpi, aspettiamo solamente il fischio finale dell'arbitro perché ormai la gara è in cassaforte e finisce il match ragazzi. Vinciamo 2-0 anche qui, veramente stiamo giocando alla grandissima. Quindi sì dai, qui abbiamo giocato molto meglio rispetto ad Empoli, però ci siamo mossi veramente bene. Ora ragazzi, io vedendo, facciamo gli allenamenti, non mi devo mai dimenticare, vedendo un po' a quanto tempo di registrazione sono e quante clip ho pensato di mettervi, sale zanellato, diventa un 65 grandioso. Ho pensato ora, se siamo in casa, di simulare anche questa partita, perché così riesco a tenere l'episodio un po' più stretto, nel senso non troppo lungo perché sennò diventa impossibile da vedere. Sì, siamo in casa, però sistemiamo un po' la formazione perché non giochiamo noi. Allora mettiamoci, vorrei far giocare, non so, c'ho questa mossa in mente, Floro Flores COC, non so perché, vedendo le sue caratteristiche può darmi una mano. Qui io ci metterei Guidi, no, lo facciamo giocare nel prossimo episodio. Io ci metterei Bascia, che è sempre valido. Il resto va bene tutto. Forse metterei Cassani qui, Anderson va bene, torna Mikai. Sì, direi di salvare così la formazione. Simuliamoci ragazzi con il Chiavari, che mi permetto di simulare solamente perché il Chiavari comunque come posizione è ottavo, non è proprio lì su. Abbiamo comunque 3 punti di vantaggio sulla Cremonese, differenza reti pure molto alta, quindi possiamo permetterci di simulare questa partita, anche perché abbiamo vinto 2 partite giocando noi. Speriamo che però ci vada comunque bene. Chiavari non penso abbia, ecco subito Brienza, lui segna sempre, il nostro capitano, non abbia una squadra proprio così eccezionale. A quel De Luca magari avanti, Lemandia, Ceccarelli si infortuna, Marrone 2-0. Ma che squadra che abbiamo costruito ragazzi, anche se non abbiamo comprato tantissimo come sapete, però secondo me siamo andati forti. Mamma mia Sabelli, 3-0 proprio in scioltezza, ma questa è una squadra clamorosa, dobbiamo salire in Serie A a tutti i costi ragazzi. Salire al primo anno sarebbe veramente un sogno, troppo troppo bello. Facciamo anche gli allenamenti, salito di 7 Guidi, dai dai, 3 punti di overall e ci siamo. Eccolo qui, 58 Guidi e 66 Anderson. Madonna mia, i prossimi li cambio come allenamenti, devo variare un pochettino logicamente. Più non sta salendo tantissimo, mi aspettavo qualcosina di più, ma vabbè, ci accontentiamo in qualche modo. Madonna, queste offerte della nazionale, solo se arriverà all'Italia, ma dopo 2-3 anni di carriera penso, quindi di stagioni, quindi non è il caso per il momento. Scusate, ma quando parli tanto, che io ragazzi negli highlights non è che sto senza parlare e poi parlo per tutta la partita e poi taglio, quindi capite bene che è difficile portare tante partite, ma quest'anno vi ho detto mi devo impegnare a portarvi sempre questa carriera col Bari, fatta bene, gestita bene, ragion per cui il prossimo episodio, segnatevelo, sarà una diciamo una review di tutta la rosa, perché nel prossimo episodio vi farò vedere tutti i vari giocatori, quanti gol hanno fatto, quanti assist, magari chi è scontento, queste cose qui. Voglio fare un episodio dedicato, voglio variare un po' la mia carriera, gestirmela così, e poi faremo nell'altro episodio ancora queste 4 partite con la Cremonese che giocheremo, e questa sarà una sfida al vertice clamorosa, con il Frosinone, anche il Frosinone proveniente dalla Serie A, il Pescara che è stato anche molto in Serie A, e la Spezia. Poi dopo arriveremo nel mercato, quindi la stagione entra proprio nel vivo, bella tosta, 92 di overall, stiamo andando benissimo, devo dire molto molto bene. Qui cambia, manca poco, età media dobbiamo scenderla ancora un pochino, 8 milioni dalla vendita delle magliette, sarà un po' difficile alla fine,
Coppa Italia ci siamo, campionato per ora ci siamo, le finanze anche qui un po' difficile. Questo delle finanze e questo qui del fama del brand è tosta, però non si sa mai fino a fine stagione se ci riusciamo, dobbiamo lavorare bene. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio si può chiudere qui. Lasciate, mi raccomando, tanti mi piace, tante iscrizioni al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!